Ho sbagliato a fare la barba, ho sbagliato a fare la misura. Sembro un bambino. Ma porca troia. Ciao ragazzi, buona quarantena, buona Pasquetta e buon lunedì. Un po' uggioso anche oggi, per essere Pasquetta. Benvenuti, ben ritrovati nell'ultima parte del mix, secondo me. Andiamo a chiudere, forse, questo mix. Quindi andiamo a regolare i volumi, andiamo a renderlo abbastanza buono per essere poi masterizzato e fare un video a parte quando farò il master. Oggi andiamo anche a fare i vari preascolti con i monitor, l'auratone in mono, e dovrò collegare anche questa, però non trovo i cavi, cioè, c'erano, però dopo lo facciamo, forse. Anzi, lo facciamo subito. Quindi dopo lo ascoltiamo anche con la JBL. Casino che sto a fare. Ordine. A posto. Dopo ascolteremo anche quella JBL. Quindi io direi andiamo in sessione e via. Ciao. Eccoci ragazzi in sessione. Come abbiamo visto gli altri video, ho già sistemato più o meno casa, basso, sound, voci, drums, tutto quello che c'era da sistemare. E adesso andiamo a regolare tutti i volumi, andiamo a fare proprio un mix vero e proprio. Prima cosa, mi stacco il mixer, in modo che ho due finestre separate. L'arrangiamento, che ormai non cago più, forse dopo se dovrò fare delle parallele, e il mixer, almeno ho più spazio. Ok? Partiamo. Ho cambiato le cuffie, ho messo quelle chiuse perché così mi isolo meglio. Ho quelle di precisione. Ascolto al basso volume, che è la miglior cosa. Ok. Il choir gli darei un'altra. Pochettino di più sul basso, vediamo qua. Passetto troppo alto. C'eravamo quasi come onda, mancano un po' di basse e mancano un po' di alte, quindi andiamo a trattare adesso quello che manca. Che è successo? Ah, ho il loop, ragazzi, mi è venuto un infarto. Mi è venuto un infarto.
sono un coglione, ho lasciato il lupo, mi è venuto un infarto. Apriamo un pochettino di più. Ecco, io qua per esempio la melodia metterei quasi quasi un altro stereo in trance da aprirla un po' di più, di aprire l'immagine stereo. Lo stavo mettendo in tutti, infatti ho sbagliato canale. Quindi melodia qua, facciamo uno stereo, un imager dell'ozone, che questo qui dovrebbe essere ancora un free, dopo se mi ricordo vi metto il link. Ok, non tanto, però non esagerare con l'immagine stereo. Allora, bad bitch kissing me. Mancano completamente bassi, almeno dobbiamo arrivare a un meno 20, quindi adesso vado ad alzarmi i bassi nella cassa al basso. E ci sono troppe altissime, troppo dai 6.000 in poi, troppo alte, quindi vado ad abbassare un po', sarà sicuramente la melodia. C'è un buco tra le 200 e i 250. Allora, ho le drums che mi cazzano pesantemente con la melodia, mi cazzano pesantemente. Devo provare a cambiare cuffie.
Sono un po' confuso. Un po' tanto confuso. C'è qualcosa che non mi quadra. No, non sono neanche le cuffie. C'è qualcosa che non mi quadra. Allora, ascoltiamo con la Cassamono. Spengo prima che mi fischia. No. No, non è ricambio cuffie. No, non è. È tutto regolare ad ascoltare. È tutto regolare ad ascoltare con i monitor. Però c'è qualcosa che non mi convince. C'è qualcosa che non mi convince. Veramente. Allora. C'è qualcosa che non mi convince. Porca trozza. C'è qualcosa che non mi convince. Allora, dov'è? Mix. C'è qualcosa che non mi convince, ragazzi. Non so. Provo a cambiare compressore nelle drum. Invece di mettere uno slax, metto. Un C2. Fino a qua è tutto regolare, fino a qua è tutto regolare. E quando entra la melodia che c'è qualcosa che mi va a cozzare. Sento un po'. Il mix è questo, ragazzi. Ascolto, 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 ascolto. Da fuori di testa, ragazzi, lì. Però col clazza sono migliorate le drums, sono un po' più pulite. Bad bitch kissing me. We'll be right back.
crabs in the barrel, cause they hate the lawyer. Una miglioratina alle 200, avete visto come si alza bene? Forse un altro pochettino. La melodia è quella che mi va a cazzare perché copre troppo gli 8000, quindi è sicuramente la melodia, non credo che siano le drums. Adesso vado a sentirmi la melodia e le drums in solitario per vedere cos'è che mi alza troppo quelle 8000, sono troppe alte. E la melodia ha troppe 8000. Andiamo a cavargli giù gli 8000. Maledette 8000. Maledette. Porco il mondo. Quindi. Allora, cerco adesso con la New York parallela, quelle fighe, di dare più corpo alla melodia senza che mi vada ad ampliarmi appunto le 8000. Provo, un test. Poi vi spiegherò cos'è la New York parallel. Un giorno arriverà. Arriveranno le tecniche belle ma fatte brutte. Arriveranno. No. No, la New York Parallel. La New York Parallel me lo ammazza del tutto definitivamente, quindi niente New York Parallel. Allora.
Che è successo alla voce? Picchi qua. Andiamo ad ascoltare coi monitor. Vediamo quello che succede. Coi monitor in poche parole. Coi monitor in poche parole con l'auratone non sentivo la cassa. Infatti la cassa era molto bassa e il basso troppo alto. Ok, sentiamo. Adesso sto ascoltando con la JBL. Diciamo che c'è, come volumi ci siamo. È un po' la melodia che non riesco a capire bene dove va messa. Vediamo. Gli strumenti si sentono tutti bene, abbastanza bene. Adesso sto ascoltando quei due monitor, sono quasi in clip col microfono, anzi sono in clip col microfono. Sono ancora con la ruotone.
melodia si sente abbastanza bene, solo le drums un po' che sembrano un po' lontane. Quello che potrei fare, allora, quello che potrei fare adesso per avvicinare un po' il suono, perché comunque è bilanciato abbastanza bene, è un po' staccati sono gli elementi, sembrano un po' staccati, quindi io prendo quasi quasi una Safira, se non esplode il computer, e l'ho messo praticamente nel canale del sound in modo da avvicinarmi più il pad, la melodia, da dargli quella cosina un po' più di vicinanza. Bad bitch kissing me. Thank you.
con la quella con la JBL. Per esempio qua c'è il vocal che non si sente, io gli faccio un'automazione al volume del vocal, solo sta parte qua, ok, prima del volume, solo sta parte. Anche questa parte qua gli do un'automazioncina di volume. E direi che quasi quasi l'abbiamo scampata bella anche stavolta. Ci siamo, andiamo adesso, andrò a fare un master che faremo un prossimo video, dove queste benedette 6.000-7.000 Hz, non so dove cazzo buttarle giù, e le butto giù direttamente violentemente dal master, e va, fanculo, tanto il pezzo suona discretamente bene, spero. A sentire dalle casse, sì, suona abbastanza bene. Posso tornare a fare le docce con la mia JBL. Ed ecco ragazzi, è stato un pochettino noioso, macchinoso il lavoro, però ci siamo riusciti. Che dura che è stato, è abbastanza duro sto pezzo. Comunque la prossima volta ci vediamo e facciamo il master e lo concludiamo, ok? Buona quarantena, buona Pasquetta e ciao.